Buongiorno, carissimi ospiti, carissimi amici, colleghi, benvenuti a Tanexpo 2018. Sono passati 2 anni da quando abbiamo chiuso l'edizione 2016 e raccontavo dei numeri record. Quindi noi come organizzatori, al termine, 2 anni fa, al termine di quell'edizione, ci siamo seduti attorno a un tavolo e ci siamo posti nuovi obiettivi. Nuovi obiettivi che oggi mi sento di poter dire che non solo sono stati raggiunti, ma sono addirittura stati superati oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Nei padiglioni qui alle mie spalle, infatti, possiamo annoverare più di 250 aziende espositrici provenienti da più di 35 paesi e oltre 25.000 metri quadri di superficie espositiva. Tutto questi risultati e questi numeri sono frutto di un grande lavoro, di un grande impegno da parte nostra, di tutto lo staff che ringrazio, dei rapporti che in questi anni siamo riusciti a coltivare. Vedo qui presenti tutte le federazioni del nostro comparto, istituzioni che ringrazio veramente tutti per esserci. Novità di quest'anno sono la sessione che affiancherà la fiera che, tra virgolette, commerciale e momento di incontro tra domanda e offerta, abbiamo creduto necessario e fondamentale scendere anche un po' più sull'approfondimento professionale e culturale di questo settore, e quindi abbiamo inaugurato poco fa Tanexpo Education, un momento di confronto e formativo su diverse tematiche che abbiamo ritenuto importanti affrontare per i cambiamenti che questo settore ha in qualche modo subito e sta affrontando in questi anni. Oggi affronteremo l'argomento cremazione, che sempre più sta crescendo nel nostro paese e quindi porta cambiamenti sia a livello cimiteriale e quindi di adeguamento delle strutture cimiteriali, e sia a livello del servizio che le imprese devono offrire alle famiglie. Domani invece affronteremo marketing, come si deve promuovere in questo settore, che comunque non è sempre facile, con il quale non è sempre facile affrontarsi. I nostri operatori devono avere una sensibilità adeguata al momento che si trovano a dover affrontare, adeguata al tipo di servizio che devono offrire alle famiglie che si trovano a dover affrontare un momento di lutto. Invece il sabato l'ultimo giorno, affronteremo una tematica che interessa quasi la totalità, non il 100%, ma il 95%, le federazioni possono confermarmelo, le imprese di questo settore sono quasi tutte a conduzione familiare, per cui spesso ci si trova a dover affrontare il tema del passaggio generazionale, quindi abbiamo deciso per il sabato mattina di affrontare anche questo tema. Quindi Tanexpo diventa un punto di riferimento e un momento di confronto e di idee, e quindi ogni singolo operatore all'interno di questi padiglioni e di queste sale è protagonista di un servizio pubblico e sociale per tutti, che prima o poi toccherà a tutti quanti. E quindi sono molto felice oggi di avere anche l'assessore Venturi alla salute, che ci porta un messaggio da parte del ministro Lorenzin. E io purtroppo altre cariche istituzionali sono quasi tutti impegnati a Roma per le consultazioni, però insomma siamo qui e siamo felici di presentarci. Vi auguro a tutti 3 giorni di proficui, di incontri, e un buon lavoro a tutti quanti. La cerimonia inaugurale, poi concludo e lascio la parola a Marco Momoli della Fiera di Bologna per un veloce saluto.
proseguirà con un percorso nei padiglioni per poi terminare con un piccolo rinfresco aperitivo sullo stand Tarexpo. Lascio ancora benvenuti e buon lavoro a tutti quanti. Lascio la parola a Marco Momoli della Fiera di Bologna per un veloce saluto. Grazie mille, buongiorno a tutti, benvenuti ancora una volta qui a Bologna, è un piacere per noi avervi qui, è un piacere per noi ospitare una manifestazione come Tanexpo, che ormai è alla sua 14ª edizione, che significa una storia molto lunga, perché sono qua più di quasi 30 anni che è assieme a noi, e devo dire, e voglio fare un complimento veramente sentito a Alberto e a Sara Leanza, che prima parlava Alberto di un tema che verrà affrontato durante questa edizione di Tanexpo, del passaggio generazionale, delle difficoltà del passaggio generazionale. Devo dire che Alberto e Sara hanno saputo veramente, nel migliore dei modi, fare questo, gestire questo passaggio, perché dalla fiera, che è nata da un'idea, da un'intuizione del loro papà, hanno saputo crescerla, svilupparla e portarle ai risultati che, diceva Alberto prima, hanno avuto quest'anno, che sono sicuramente molto significativi e in grande crescita. Quindi per noi come dicevo prima, è un grande onore poter avere qui questa manifestazione, ospitarla, perché è una manifestazione che è nel solco di tante di quelle che sono le nostre manifestazioni, cioè edizioni, manifestazioni di livello internazionale che presentano, hanno una caratteristica tutte. Presentano una produzione italiana che è leader nel mondo e a livello internazionale per la sua qualità, per la sua capacità di offrire servizi innovativi. Quindi grazie ancora a tutti voi, grazie Alberto Sala per essere qui e veramente auguro a tutti quanti voi buon lavoro. Grazie. Lasciamo la parola all'assessore Montoni. Grazie, intanto complimenti per questa iniziativa che è probabilmente la migliore del mondo, non lo diciamo per fare piacere a qualcuno in questo settore, ed è la salute che si occupa delle imprese di questo settore. Io adesso leggerò il messaggio che ha mandato Beatrice Lorenzin. Spero di avere il giusto tono che lei voleva esprimere, e poi dirò due cose sulla situazione di questa regione e dei rapporti che abbiamo con voi. Gentilissimi, ringrazio per il gradito invito a partecipare a Tanexpo 2018. Avrei desiderato intervenire per visitare questa importante e prestigiosa fiera, purtroppo precedenti impegni non me lo consentono. Il Ministero della Salute è consapevole del fatto che la materia funeraria e cimiteriale necessita di un aggiornamento normativo. Il testo base recante il regolamento di polizia mortuaria risale, come ben sapete, a quasi 30 anni fa. E questa è la motivazione per la quale il Ministero ha già predisposto, tramite un apposito tavolo tecnico di esperti in medicina legale, in anatomia patologica e in igiene, una proposta di nuovo regolamento che però dovrà attendere l'emanazione del testo unificato per i disegni di legge 447, 1611 e 2492, recante la disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri. Tale legge dovrebbe prevedere le disposizioni attuative per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale. A tale ultimo proposito, il Ministero della Salute si è reso promotore delle linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri, approvate con atto del 9 novembre 2017 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Tale documento si pone l'obiettivo di minimizzare il rischio di contrarre una malattia infettiva nello svolgimento delle diverse attività degli addetti ai servizi necroscopici, autoptici e delle onoranze funebri. Inoltre, il piano della nazionale della prevenzione vaccinale vigente prevede che per i lavoratori delle sale mortuarie, nel caso in cui gli esami ematochimici abbiano evidenziato assenza di condizioni di immunità, siano fortemente raccomandate, tra le altre, vaccinazioni anti-epatite B e la trivalente difterite tetano-pertosse, per la quale è previsto un richiamo decennale. Nelle linee guida citate si dà particolare rilievo alla formazione in merito al rischio specifico,
La formazione deve essere rinnovata per trasferimento o cambiamento di mansioni, per introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi. Sono certa che l'evento costituirà una proficua opportunità per discutere, confrontarsi e soprattutto per far capire ad un folto pubblico l'importanza di un settore che riveste un ruolo primario nel nostro Paese. Pertanto, certa della piena riuscita dell'iniziativa, ringrazio ancora per il cortese invito e colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti che vi prego di estendere a tutti gli intervenuti. Beatrice Lorenzini. Io adesso ho finito di leggere, è una cosa che mi riesce malissimo perché non parlo sempre quando posso dicendo le cose che penso in quel momento. Qui non c'è da pensare tanto in questo momento perché voi avete organizzato, state organizzando un evento che, come ho dichiarato prima, è ai vertici di quello che si può fare nel settore fieristico, nel vostro settore in Europa e nel mondo. È un settore delicatissimo ed è giusto che se ne occupi la salute. È un settore che negli anni passati, nel corso degli anni passati, voi ci avete chiesto di regolamentare meglio e noi stiamo cercando di regolamentare meglio. Abbiamo bisogno di regole condivise, abbiamo bisogno di professionisti del settore, abbiamo bisogno di legalità in questo settore, abbiamo bisogno soprattutto di sensibilità nel settore e le imprese, le vostre imprese hanno tutte e due queste caratteristiche. Quindi abbiamo bisogno come regione, fino al punto più avanti di confine dove possiamo arrivare, cioè dove entrano le competenze statali, di regolamentare di nuovo quello che abbiamo già fatto insieme a Lombardia e a Veneto, cioè di regolamentare un settore che in questi anni ha sicuramente bisogno di una, per quello che vi è successo, per quello che è successo nel mondo, per quello che si fa di più per le case funerarie, per la cremazione, per la formazione degli addetti. Insomma, ha bisogno di avere un quadro di riferimento il più possibile certo. In questa regione ci è capitato spesso di disegnare e di dare indicazioni che poi sono diventate per qualche motivo anche patrimonio di questo paese. Quindi ho detto con quelli che mi hanno preceduto, col presidente Gibellini, che come Regione Emilia-Romagna siamo a disposizione, siamo disponibili a rivedere la nostra legge che regolamenta la vostra attività, soprattutto a fare più controlli per rendere il servizio che voi fate adeguato e quindi a non mettervi in concorrenza con chi in concorrenza con voi non ci può stare perché non ne ha i requisiti. Insomma, abbiamo anche noi la necessità di rivedere al meglio le regolamentazioni che abbiamo dato in questi anni per fare qualcosa di migliore insieme a voi. Quindi buon lavoro che è stato descritto prima per quello che vi aspetta nei prossimi giorni, grazie per quello che fate, cercheremo di potervi aiutare al meglio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Buona giornata. Un operatore di questo settore che attualmente è da poco è neoeletto, è stato deputato. Grazie Alberto. Sì, sono un impresario funebre che con un po' di impegno e con un po' di fortuna il 4 marzo è stato eletto deputato in Abruzzo per la Lega di Matteo Salvini. È chiaro che, a parte di ringraziare Alberto, che come sempre rappresenta la Conference Service, prima c'era il grande papà Leanza con cui abbiamo fatto grandi battaglie e grandi lotte, quindi la Conference Service decisamente è una delle aziende più importanti e innovative nel settore fieristico degli operatori funebri. Ci sono i rappresentanti delle federazioni che poi sono amici, quindi c'è Renato, c'è Christian, c'è il dottor Cipollini, quindi voglio dire, tutta gente con cui ci siamo sempre confrontati, avendo io avuto un ruolo passato come presidente della Federcofit. Quindi ringrazio tutti gli espositori e chi dedicherà il suo tempo a venire a ascoltare, vedere un settore che molto spesso al di fuori di tante situazioni viene considerato un settore un po' difficile da digerire, ma in realtà noi comunque portiamo avanti quello
che credo sia più importante, cioè la voglia di un paese di fare, la voglia di un paese di ripartire, la voglia di un paese di uscire da una palude che ormai da troppo tempo ci attanaglia. E per quanto riguarda me, visto che sono anche parte in causa, ci sarà tutto il mio impegno da parte come parlamentare e anche come impresario funebre per riuscire finalmente a creare una sintesi insieme alle altre componenti della federazione per una legge nazionale di riordino del settore che dia regole da una parte e speranze a tutti gli operatori funebri che sono veramente, questo lo dico senza leggeria, sono veramente persone che ogni giorno si impegnano comunque per fare qualcosa di buono per questo paese. Grazie a tutti. Bene, procederei a taglio del nastro e mi piacerebbe farlo con i presidenti di tutte le federazioni, tutte, ripeto tutte, quindi li inviterei qui insieme a me, Gianni, Cristian, Renato, FFPS e Federazione.